Gesù sposa, quand'io t'amo. È stata la notte dei cori ad Arezzo in un suggestivo itinerario fra chiese, chiostri e piazze che hanno dato così avvio alla 65esima edizione del concorso polifonico, ad esibirsi i cori del territorio aretino. La volontà era proprio questa, quella di iniziare le manifestazioni collaterali che preparano il polifonico con i cori della città di Arezzo, che sono cori numerosi, di ottima qualità. C'erano più di 10 cori della città e del territorio aretino per far vedere alla città, far vivere fin da subito i cori dentro le nostre piazze, dentro le nostre chiese, nelle strade. Abbiamo cercato anche di scoprire, di rinnovare dei luoghi poco utilizzati, ma sempre con grande fascino. Un percorso fatto di performance che si è concluso in Pieve, all'interno della quale si sono esibiti assieme tutti i cori. Noi quest'anno vogliamo un po' dedicare i momenti di insieme a un'annata difficile, perché un anno e mezzo, che anche noi che organizziamo il concorso siamo costretti a dover tenere presente le problematiche legate al terrorismo, tutto quello che c'è intorno alle manifestazioni con tanto pubblico, e pensare che i nostri cori si uniscano mano nella mano, cantino assieme un brano alla fine di un concerto a mezzanotte che è durato 4 ore con tanto pubblico, è un segno importante di come anche in questo caso la nostra manifestazione nel suo piccolo possa diventare un momento che dà un messaggio di unione, di fratellanza, di cercare di non aver paura di quello che accade, perché attraverso forse la cultura, la nostra forte cultura dedicata all'accoglienza nella musica, nel fatto che la musica riesce a inglobare tutto, si possa mandare un messaggio alle persone che invece a volte vogliono dividerci.